E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Simone, alias il motociclista solitario, che è appunto il nome del mio canale. E ormai da 5 anni la mia passione più grande è il viaggio in moto, e all'attivo ho già 2 giri d'Italia, un viaggio a Capo Nord, un viaggio in Spagna e comunque tanti altri giretti, viaggetti e tutto. Per chi non avesse visto tutti i miei viaggi, ragazzi, iscrivetevi al canale e andate a vedere i video passati, soprattutto quello di Capo Nord, ragazzi, che è una serie di video che ho portato, per me molto bella, e andatevela a gustare, andatevela a guardare. Detto ciò, ragazzi, in questi 5 anni, diciamo che a parte le moto che ho cambiato per comunque motivi di comodità e tutto, mi sono creato un bagaglio di esperienze e comunque di anche piccole vicissitudini che mi hanno portato comunque nei viaggi a portarmi dietro degli accessori che per me sono molto importanti per avere una sicurezza a livello di viaggio, appunto. Nel senso, capita molto spesso che tanti viaggiatori si fermano, concludono il viaggio anche per piccole banalità. Perciò, secondo me, se uno deve fare un viaggio importante in moto, bisogna almeno che le piccole sciocchezze di essere attrezzati, perché appunto questi contrattempi non ci fermino. Per questo oggi, ragazzi, vi ho portato degli accessori che secondo me sono molto importanti perché appunto ci consentono di essere più sicuri riguardo alla moto, alla sicurezza della moto. E partiamo a vedere questi accessori. Accessori e comunque oggetti. Partiamo con le prime 2 cose che secondo me, per chi ha la catena, è fondamentale portarsi dietro, ragazzi, fondamentale. Ovvero, questo non vuole essere un video, ragazzi, di sponsorizzazione o altro, però io uso sempre queste cose, quindi le compro e tutto. Io mi porto dietro sempre il pulitore per la catena e il grasso per la catena. Per chi ha una moto con la catena e fa un viaggio lungo, ragazzi, portatevi dietro queste cose qua, perché comunque la catena va ingrassata, va tenuta lubrificata. Cosa che mi è successa in un mio primo viaggio in moto: non mi sono portato dietro grasso, catena, eccetera. Arrivato a casa dopo circa 2000 km, avevo gli o-ring della catena, non di questa moto, ma della mia prima moto, avevo gli o-ring della catena molti sfilacciati, quindi sfilacciati e rotti. Gli o-ring della catena sono quei gommini che restano all'interno delle maglie della catena, e comunque se si rompono, se non ci sono, è da buttare la catena, ragazzi. Quindi, onde evitare questo, ingrassiamo la catena, perché se non lo facciamo, appunto, va a intaccare queste componenti che poi, ragazzi, se si rompono non sono più rimediabili e dobbiamo spendere soldi importanti per riparare la catena. Sono, ragazzi, catena, si cambia sempre catena, corona e pignone partono più o meno 250 euro. Quindi, ragazzi, per i viaggi lunghi, pulitore e grasso catena, consigliatissimi. Poi, non meno importante, ragazzi, da avere dietro. Allora, io non l'ho mai utilizzato, cioè questa cosa qua spero di non utilizzarla mai, ovvero è il kit di primo soccorso. Vi dico di portarvela dietro perché in tanti paesi comunque è obbligatorio averla, con anche l'interno. Se vi fermano che non l'avete, ragazzi,
rischiate multa e comunque rischiate per niente, comunque costa molto poco. La trovate su Amazon, la trovate nelle catene di negozi di accessori per moto, quindi munitevi di queste cose qua. Io, come ho detto, non l'ho mai utilizzato, però in tanti stati è obbligatorio averla con sé, quindi poi ovviamente se vi succede qualcosa, ragazzi, qua avete un primo soccorso, avete le bende, i cerotti e tutto, quindi per me è importante averlo dietro, oltre perché è obbligatorio, ma comunque se vi è necessario avete qualcosa appunto per le urgenze. Vi dico, ragazzi, che vi lascerò comunque i link di questi prodotti che vedete in descrizione video, così potete andarli a acquistare su Amazon se volete, e quindi il link in descrizione dei prodotti che vi presento. Altro accessorio importante, ragazzi, è il kit per le forature, questo qua, un kit basilare, basico. Io ho tolto le bombolette, qua ci sarebbero delle bombolette di CO2, ma vi spiegherò perché, e contiene comunque il mastice, ragazzi, delle stecche di mastice e diciamo gli attrezzi appunto per andare ad allargare il buco il foro della nostra gomma, e l'accessorio per andare a inserire il mastice. Ragazzi, nessuno vorrebbe forare mai, ma purtroppo può capitare, e se abbiamo questo accessorio comunque ci possiamo salvare il viaggio. Ci ripariamo con questa cosa qua la gomma bucata, e comunque poi, ragazzi, ci fermiamo al primo gommista per farla riparare meglio, però almeno fino al gommista ci arriviamo noi senza dover chiamare il carro attrezzi, tutte quelle cose lì, perché comunque una foratura, ragazzi, se non è uno squarcio è tutto, è una cosa che si può risolvere anche da soli, e quindi perché non portarsi dietro un kit così piccolo? Come vi avevo detto, ragazzi, dentro al kit ci sarebbero delle bombolette di CO2, però io le ho tolte perché mi porto dietro un altro accessorio, che è questo, ovvero un compressorino portatile. Sicuramente, diciamo che una gomma della moto ve la gonfia completamente, quindi potete portarvelo dietro, e se forate, appunto, se foro, cosa succede? Foro, riparo la gomma e gonfio la ruota. Comunque, oltre a quando si fora la gomma, ragazzi, questo accessorio è comunque importante anche per controllare la pressione delle gomme. Volendo, noi lo accendiamo, ad esempio questo si accende estraendo il tubicino, lo accendiamo e andando a impostare il tutto su bar andiamo a controllare la pressione appunto delle gomme, se è regolare, se è tutto. Per me un compressorino, ragazzi, soprattutto per le forature, secondo me è indispensabile, quindi portatevelo dietro. Questo qua è della Xiaomi, però ci sono anche tante altre marche. Io vi lascio il link di questo compressore in descrizione video. Altra cosa che non vorremmo succedesse mai è restare a piedi con la batteria, giusto? Si scarica la batteria. A me, ragazzi, mi è successo una volta. In pratica il difetto, ma non più di tanto difetto, di questa moto è che quando vado a mettere il blocco a sterzo, se si fa un leggero click in più si restano accesi i fari, quindi
non so se magari altre moto ce l'hanno, ma questa V-Strom ha questo, secondo me, piccolo difetto, che se si gira un po' di più la chiave dopo il blocco a sterzo, si accendono i fari. E una volta mi è capitato di lasciare acceso i fari una notte passa, anzi quasi un giorno intero, e se non avevo dietro questo accessorio sarei rimasto a piedi. Questo accessorio, ragazzi, non è altro che un power bank che ci consente, ragazzi, di andare a far ripartire la nostra moto. Oltre al power bank abbiamo appunto questi attacchi, che sono gli attacchi appunto che vanno a collegarsi con la batteria, i morsetti soliti che vanno connessi alla batteria. Quindi andiamo ad attaccare i morsetti e andando poi a accendere il nostro power bank, ok ragazzi, possiamo far partire anche una macchina. Ragazzi, io l'ho provato anche con la macchina e riparte anche la macchina. Quindi prodotto che comunque ci costa relativamente poco, sono circa 50, massimo 70 euro, e oltre la funzionalità di power bank, perché comunque può caricare anche i telefoni volendo, ci attaccate un cavo USB e potete agevolmente caricare anche il telefono. Si ricarica questo con un USB, ragazzi, link in descrizione anche di questo. Secondo me è una cosa molto utile da avere dietro, appunto per andare a far ripartire la moto se restiamo a piedi con la batteria. Mi è successo un paio di volte durante i miei viaggi di incontrare gente per strada ferma e comunque gli ho dato, diciamo, un aiuto facendoli ripartire con questo accessorio. Io, ragazzi, solitamente quando vedo qualcuno bordo strada, soprattutto in moto in difficoltà, io sono solito fermarmi e chiedere se ha bisogno. Ragazzi, secondo me, visto che ci salutiamo tutti, no, durante le nostre girate così, e comunque la comunità, diciamo, dei biker è una comunità, a mio avviso, unita e bella. Bisogna, secondo me, nel momento in cui si vede un altro biker in difficoltà, diciamo, cercare di rendersi disponibile a dare una mano. Io poi, che mi porto dietro sempre queste cose qua, molte volte, comunque un paio di volte è successo in questi 5 anni che ho fatto ripartire un tedesco in Austria e un'altra persona in viaggio in Spagna, l'ho aiutata appunto perché avevo questo accessorio qua. Quindi, ragazzi, per me questi cose qua, questi accessori, vado a ricapitolarvi: grasso e pulitore catena, kit di primo soccorso, kit ripara gomme, mini compressore e batteria e power bank di booster, power bank / booster per far ripartire la batteria della moto. Questi, diciamo, a mio avviso, sono gli accessori per la sicurezza del viaggio fondamentali. E inoltre, ragazzi, altro, ecco, di solito nel sottosella della moto, non ve l'ho detto, ma se volete ci sono anche in commercio dei kit di accessori, ad esempio cacciavite e tutto. Io mi trovo bene con quelli che ci sono anche dentro nel sottosella, c'è sempre il sacchettino di attrezzi, quindi
ecco, però potrebbe essere buono anche portarsi dietro un piccolo kit di attrezzi, ecco, ce ne sono svariati su Amazon, piccolini, e magari ragazzi in prossimo video o in qualche altro video me ne comprerò uno piccolo, anche se comunque nel sottosella ce l'ho, ma me ne comprerò uno piccolo per proporvene uno anche a voi. E niente ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Questi accessori, appunto, io solitamente ragazzi li tengo nelle borse paramotore, perché è la prima, è il primo posto, diciamo, è il posto un po' più accessibile, e se ci succede qualcosa durante il viaggio non dobbiamo smontare mezza valigia e tutto per potervi accedere. E niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace se vi piacciono questi video dove vi spiego un po' l'attrezzatura che mi porto dietro durante i viaggi. Adesso penso di fare una sorta di serie di video su come mi organizzo, appunto, cosa mi porto dietro durante i viaggi come attrezzatura, come accessori per la sicurezza e tutte queste cose qua. Quindi ragazzi, grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao.